Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. «Maestro, nella legge qual è il grande comandamento?» Gli rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente». Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Gesù si trova a Gerusalemme negli ultimi giorni del suo ministero, proprio alcuni giorni prima di compiere il suo ministero nella sua passione, morte e risurrezione. E sappiamo dai racconti dei Vangeli, dei sinottici, soprattutto che Gesù proprio a Gerusalemme, negli ultimi giorni del suo ministero, viene a disputare con i potenti della città. E allora sono i sacerdoti, altre volte saranno i sadducei, in questo caso i farisei, che proprio disputano con Gesù negli ultimi giorni del suo ministero. In maniera particolare, in questa domenica, sono i farisei che hanno già udito come Gesù ha chiuso la bocca ai sadducei circa un'altra insidia tesa appunto dai sadducei, da questo gruppo legato alle famiglie sacerdotali più influenti della città. In quel caso era stata una disputa circa il tema della resurrezione dei morti. Adesso sono i farisei il gruppo più influente, quel gruppo con i quale anche la comunità di Matteo nel tempo avrà appunto una dialettica forte circa appunto la legge, circa il Tempio. Allora questi farisei, questo gruppo molto influente, si riuniscono insieme. Questo radunarsi ci ricorda un po' come appunto nella sinagoga i farisei si riunivano. In questo caso però loro, per come raccontato dal Vangelo di Matteo, si riuniscono insieme per tendere una insidia al Signore. Certo, il tono di questa insidia la dobbiamo un attimo sfumare, perché comunque era abitudine dei farisei riunirsi anche per discutere, appunto nelle discussioni, quelle che diventeranno anche un po' le discussioni rabbiniche, per trovare il cuore della questione, per trovare la via esattamente da seguire, la halakha, si dirà nel rabbinismo successivo. Qui in questo caso i farisei si riuniscono insieme e uno di loro, un esperto della legge, un dottore, interroga Gesù per metterlo alla prova. Vi è dunque una sfumatura polemica, ma che si colloca sullo sfondo di un'abitudine dei farisei proprio di discutere in maniera dialettica, confrontando anche la posizione circa il modo in cui intendere la legge. E si rivolgono esattamente a Gesù. Maestro, nella legge di Mosè, qual è il grande comandamento? I farisei avevano organizzato tutta la legge di Mosè in una serie di precetti. Loro erano molto legati all'osservanza proprio importante, punto per punto, in alcuni casi anche pedissequa, diremmo, della legge. Ma loro, in questo momento, sta a cuore sapere qual è il centro di tutto, qual è il grande comandamento. Era un'abitudine, ripeto, da parte dei farisei cercare il cuore della questione, il cuore della legge. E qui chiedono esattamente questo. Noi abbiamo tanti comandamenti, abbiamo tanti precetti nei quali abbiamo declinato la legge e i suoi comandamenti, ma qual è il grande? Qual è il centro di tutto? E Gesù risponde citando il libro del Deuteronomio, in maniera particolare al capitolo sesto, ecco, in un testo molto vicino allo Shema Israele. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Gesù, dinanzi alla molteplicità dei comandamenti, dice che è importante conservare l'unità del cuore, tutta l'anima, tutta la mente. La prima cosa che Gesù dice è importante che non sia una parte dell'uomo o la sua testa
con la sua volontà o il suo cuore a amare il Signore, ma è importante la totalità. Cioè dire che il cuore non sia frammentato, che la mente non sia divisa, ma amare il Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente. Questo è il comandamento grande. Questo è il comandamento primo. E subito Gesù, senza che in quel caso il dottore della legge gli avesse chiesto di passare anche al secondo comandamento, però Gesù, qui Matteo segue in realtà il Vangelo di Marco, Gesù indica anche qual è il secondo comandamento. Il primo comandamento, quello grande, è l'amore verso Dio, ma il secondo è simile a questo. Simile all'amore per Dio vi è questo comandamento secondo che riguarda l'amore verso il prossimo. Amerai il tuo prossimo e lo amerai come te stesso, come ami te stesso. Come ti prendi cura di te, così ti prenderai cura anche del tuo prossimo. E qui Gesù cita il libro del Levitico. Allora Gesù, il Signore, sta citando è la legge di Mosè nel Deuteronomio, è la legge di Mosè nel libro del Levitico. Sta citando tutta quanta la Torah, tutta quanta la legge. Ma è importante che Gesù indica un rapporto di similitudine. L'amore verso il prossimo è un comandamento secondo, ma è simile al primo. E diranno i padri della Chiesa, se vuoi essere certo che stai amando Dio, allora ama il tuo prossimo. L'amore verso l'altro, l'amore verso il prossimo, è quella cartina tornasole che ci fa capire che il nostro amore per Dio c'è ed è un amore che riguarda tutto quanto l'uomo. Amerai dunque il prossimo e lo amerai come te stesso. Bene, da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e tutti i profeti. La totalità delle scritture, Gesù cita qui il canone, che per gli ebrei era costituito dalla legge, dai profeti, e poi c'erano anche gli scritti che si sono formati solo tardivamente. Gesù dice tutta la legge, tutti i profeti, quindi tutte le scritture dipendono e si riassumono in questi comandamenti, il comandamento grande, l'amore verso Dio, al quale è simile il comandamento dell'amore verso il prossimo.